Tiani Giovanni. Ha facoltà di non rispondere? Vuole rispondere? Sì, sì. Lei è stato interrogato dalla fase istruttoria? Sì, istruttoria. Si riporta quanto ha già dichiarato? Sì, certo. C'ha qualche altra cosa da dire? Io no. Pubblico ministero. Domande? Avvocato Sigia per la difesa Nicoletti. Signor Tigani, lei ha conosciuto il signor Nicoletti? Certo. Come e quando l'ho conosciuto? L'ho conosciuto nel 79. Me lo fece conoscere Tiberio Casale. Me lo fece conoscere chi? Tiberio Casale. Tiberio. Quindi vi era un rapporto tra il Nicoletti e Tiberio Casale? Sì. E anche lei aveva un rapporto diretto con il signor Tiberio Casale? Sì. Senta, lei è a conoscenza di minacce o attentati ricevuti dal Nicoletti e da questi denunziati ai carabinieri di Frascati? E soprattutto se in occasione di questi attentati, ove ne sia a conoscenza, sa che ruolo abbia svolto il signor Tiberio Casale? Certamente. Subì delle intimidazioni. Chi subì? Chi? Il Nicoletti. Volevano rapirgli la figlia e ci fu un intervento del Cason perché tutto questo cessasse. Ma chi voleva la figlia? Ma io questo non lo so, chi voleva o non voleva. Però intervenimmo noi, insomma, per far cessare queste cose. Lei dice intervenimmo noi, quindi anche lei intervenne assieme a Casone? Sì, ma come le ripeto non conosco e non mi ricordo assolutamente neanche i visi di queste persone. No, che... no, ma non le ho chiesto a questo. Voglio sapere se quindi è una scienza diretta la sua, per essere intervenuto direttamente in questa vicenda assieme a Casone. Sì. E appunto, questo sì, lei sì. L'ha detto. Sì. Senta, lei sa in che periodo avveniva questo, signor Tigani, lo ricorda? Era il 1979. E sa se il Nicoletti compensò Cason per questo suo attivo e fattivo intervento? Sì, mi pare che gli regalò una villa alla Vigna. Gli regalò una villa alla Vigna? Credo. Ovviamente nell'ambito di questa sua conoscenza con Casone, lei aveva sentito parlare dei testaccini di Danilo Bruciati. Danilo Bruciati era compare di battesimo di mio figlio. E quindi conosceva anche i cosiddetti testaccini? Cioè ne sentiva parlare, ne aveva sentito parlare? Sapeva chi fossero? No, li conoscevo, io so dei testacci. Cioè. Oh. E a sua conoscenza se il Nicoletti li frequentasse o comunque li conoscesse? No, non mi risulta. Prima di unirsi al Cason, lei aveva un altro tipo di frequentazione? No. Non frequentava nessun altro? Sì, stavo insieme a Danilo perché era il compare di mio figlio, c'era un... diciamo un rapporto affettivo di conoscenza per via della morte di mio fratello, per cui lui intervenne su certe persone e praticamente era nato diciamo un rapporto amichevole che si è consolidato con il battesimo di mio figlio. Quindi è in considerazione di questo rapporto con Danilo che lei ha fatto quella affermazione circa la non conoscenza del Nicoletti con questo gruppo? Certamente. E il Mutolo riferisce che il Nicoletti le doveva delle ricompense. È vero e perché? Ma, se è vero. Guardi, io Mutolo l'ho conosciuto a Spoleto nell'88, perché fui trasferito da Regina Celi quando presi l'ergastolo per il processo Speranza e mi misero nella sezione dei siciliani, perché era così chiamata. Praticamente c'erano tutti i personaggi del processo di Palermo. Con Mutolo
ho mangiato qualche volta, come ho mangiato con Bagherella, come ho mangiato con altre persone che stavamo lì, come con chi si doveva mangiare, insomma, con le guardie. E allora, logicamente, mi sorprende questa affermazione che fa Mutolo oggi, perché io non ho mai parlato di certi discorsi con nessuno, anche perché non c'era nessun fondamento. Quindi, in ogni caso, questa circostanza non è vera. E senta, un'ultima precisazione, lei l'ha già detto, ma vorrei chiarito meglio questo concetto. E quindi l'intervento del Cason, e anche suo, impedì questo temuto sequestro della figlia del Nicoletti? Sì. Grazie, non ho altre domande. A che titolo si giustifica il vostro intervento? Ma, diciamo, il nostro intervento si giustifica con l'amicizia che legava il Nicoletti al Cason. Sì, ma a che titolo? Voi facevate parte dell'ordine pubblico? Eravate una forza militare? Voglio dire, il Nicoletti ha paura che la figlia venga rapinata e si rivolge a Cason, a lei, a qualche altro. A che titolo? Chi eravate voi? Ma eravamo persone che potevamo avvicinare questi personaggi. Li avete avvicinati? Credo di sì. No, perché quando io le ho fatto la domanda prima chi erano le persone che minacciavano, lei ha detto non lo so. Infatti non lo so. E poi a lei ha detto in questo momento che le aveva avvicinate. Ma infatti. Che erano state avvicinate. Ma non so chi siano. Cioè, guardi, il discorso è. Non avevano la tanca. Sì, a proposito di Tiberio Cassone, sì. È il personaggio che poi è stato ucciso? Sì. Non ci sono altre domande, no? Grazie, buonasera. Arrivederci. La ringrazio, mi scusi se gli rompo sempre le scatole, Presidente. Era una scatola. Io stamattina mi sono rifatto ad altri 200 chilometri, vengo da fuori. Purtroppo sono anche malato, non mentale, malato fisicamente perché sono sincopato, mi sono portato pure l'infermiera stamattina. Io vorrei sapere da lei quando disporrà, per nostro diritto sacrosanto, che questo signor Abbadino, il collaboratore di giustizia, o decida o non decida di fare i confronti diretti. Lei mi aveva promesso che il 29, io sono venuto puntualmente al 29. Sì, ho capito già, per venire incontro anche alle curiosità degli avvocati, il confronto fra Mancini e Antonio ed Abbadino e eventuali confronti fra Abbadino e altre persone si svolgeranno il giorno 3 giugno 96 dalle ore 9 in poi. Che brutta notizia mi ha dato, Presidente, come data. Grazie. Però era già stata prefissata. Lo so, no. Adesso chiamiamo Mancini Antonio. Devo finire. Anche perché una volta la Moretti perché c'ha le cose sue, una volta perché è depressa, una volta quell'altro perché sta male. Se decidesse come deve andare sul processo. Buongiorno. Grazie, Presidente. Grazie. Mi scusi. Grazie. Signor Mancini, dica. Il confronto non lo possiamo fare perché per un disguido con Abbadino, perché per un disguido Abbadino non è stato portato. Lo faremo il giorno 3 giugno. Adesso peraltro io chiedo a tutti gli imputati presenti se vogliono essere messi a confronto con il signor Mancini Antonio. Io sono il primo. Allora si avvicini. Una sedia per il signor D'Ortensi. Buongiorno. Certamente, nel rispetto dell'interrogatorio, del confronto, della Corte soprattutto. Presidente, non sono matto, anche se ho 14-15 perizie psichiatriche, penso di averglielo dimostrato, non è che sono matto. Perciò non si lasci condizionare che no, poi... Io non mi sono mai lasciato condizionare. Sono tutte perizie di comodo che mi sono servite. Allora, cosa voleva dire? Io devo fare la domanda a lei, no, col vecchio rito oppure col nuovo rito? Il confronto si svolge fra voi due.
Allora, signor Mancini, le volevo dire, abbiamo avuto mai rapporti io e lei? No. Abbiamo avuto di fuori, quando lei è stato fuori, occasione di incontrarci? Di... No, no, no. Ma c'è qualche verbale in cui io parlo... Eh? C'è qualche verbale in cui io parlo di lei? No, lei di me non parla personalmente. Volevo... Allora, siccome Abbadino ha detto che lei fa parte della sua batteria, banda, roba aria, quindi lei saprà anche i segreti di Abbadino Maurizio. No, guarda, senti, Zanzarò, quando intanto io devo fare confronto con Abbadino, sono io quello che gli devo di Abbadino, quindi che io adesso lo dico qua. Ah, ecco. No, io ma volevo solo, io ma volevo... infatti io sono qui perché devo fare il confronto con Abbadino, eh. Oh, perché siccome degli atti istruttori del dottor Lupacchini, di tutto questo voluminoso volume tra imputati e imputati, perché poi non si riesce a chiarire, uno sa una cosa, un'altra ne la sa, quell'altra la... Bugiardi. Guarda, no, guarda Zanzarò, io... No, io non discuto la sua scelta, non discuto la sua scelta di aver collaborato con la giustizia. No, ma io non parlo di quello perché... Non mi interessa, non discuto. No, guarda, io sono rispetto qui. La sua scelta. Sì, io sono qui a far confronto con Abbadino, proprio perché fra me e Abbadino ci sono delle contraddizioni, no? Poi sarà la Corte stabilire chi sta dicendo la verità. Certo. Quindi io non so adesso... Che cosa mi vuoi dire? Cioè, le cose che dice Abbadino sono vere, sono false? Questo mi vuoi chiedere? Se tu hai avuto rapporti con Abbadino Maurizio, scusa se ti tolgo del tuo, se tu hai avuto rapporti con Abbadino Maurizio, è evidente che sai anche i segreti di Abbadino Maurizio, fino a che sei stato arrestato per i fatti di Donna Olimpia. Da quello che ho potuto capire, signor Presidente, Ortensi, le domande. Hai qualcosa da dirmi contro di me? Non gli ho detto di no. A posto. Ma io non ho fatto verbali. Abbiamo capito. Però ha capito pure il presidente, che no, non pure. È uno stupido, è un bel presidente, è un bel garante. Grazie, arrivederci, grazie. Complimenti. La battuta doveva essere, ha capito anche Pierino. Presidente, Presidente, mi perdoni, Presidente, l'avvocato Mele le chiede se è possibile da parte della difesa, per questioni ovviamente difensive, chiare, fare una precisazione per questo confronto ad un'affermazione che ha appena fatto il Mancini. Quale confronto? Il confronto che abbiamo appena assistito. Siccome ha fatto un'affermazione che io ritengo doverosamente chiarita, posso farla la domanda? Sì. Ecco, signor Mancini, lei ha detto poc'anzi... Ma deve fare la filtro perché sa che io non senso. Sì, ecco. Allora. Poc'anzi ha detto che c'erano delle contraddizioni fra quanto dichiarato da Mancini e dall'Abbadino. La domanda è questa, come fa a sapere che ci sono le contraddizioni tra le sue affermazioni e quelle dell'Abbadino? Senza, perché... Ha capito? Cioè, dice, come se lo faccio a sapere le contraddizioni fra me e Abbadino? Se a me Abbadino non mi mette, non mi inserisce in alcuni reati dove io invece sono stato protagonista, vuol dire che dice cose non vere, insomma. E viceversa? Prego? E viceversa anche. Certo, e poi al momento del confronto se stabilirà. Quindi, il motivo del confronto è quindi, questo, avvocato. Esatto, quindi ha letto... Queste domande eventualmente se le riservi per la prossima udienza. Quindi ha letto tutte le dichiarazioni dell'Abbadino. Ma certo, io non sono stato inviato, sono stato arrestato per dichiarazione di Abbadino. No, non è mica un'offesa, anche a me. Così come anche gli altri imputati, gli altri difensori. Certo, certo. Ma perché ne devo leggere le dichiarazioni? Ho diritto e il dovere di leggere. Ma certo, non... Va bene, allora per il 3 giugno. Eh? Per il 3 giugno avremo il confronto. Bene. Non ci sono altri imputati che vogliono essere messi a confronto con il signor Presidente? Chi è che parla? Signor Tigani vuole essere sottoposto a confronto. Avvocato Marogno, per chi? Signor? Tigani. Bene, Tigani. Signor Tigani, se come vuole. Tigani. Ciao. Lei vuole contestare al Mancini qualcosa, no? Qualche elemento. Parli allora, rivolgendosi a lui. No, io veramente non c'ho niente da contestargli perché... E allora il confronto non si può fare? No, ma ascolti, no, per cortesia. Ma venivi. Si avvicini a fare per favore. Io sono stato inserito in questo processo da Abbadino Maurizio, come appartenente alla banda della Magliana.
dato che io so che Mancini era uno degli esponenti, almeno da quello che si diceva, di sta banda, vorrei fargli io una domanda al signor Mancini. Per carità, signor Tigani. Posso? Prego. Facevo parte di questa banda io? Ci sono verbali da parte mia che no, la riguardano. Ma... no, e allora? Io rispondo di quello che dico io. Va bene, io da te, io a te non ti ho mai nominato. Significa che per me non facevi parte della banda. Poi quando verrà Abbadino farai il confronto con Abbadino. Io ti ho nominato. Sì, sì. Quindi dal mio punto di vista lui della banda non facevi parte. Ha già dato la risposta. Si può puntare. Ecco. Altri imputati? No? Allora può accomodarsi? Posso andare? Sì. Arrivederci, grazie.